Ciao a tutti, oggi vi mostro come creare uno di questi braccialetti in maniera molto semplice e con dei pezzi di stoffa riutilizzati da una vecchia maglietta. Andiamo a vedere come si fa. Per creare questo braccialetto abbiamo bisogno di una vecchia maglietta. E di alcune perline a nostro piacimento. Io in questo caso utilizzerò le lettere. Andiamo come prima cosa a tagliare una strisciolina della nostra maglietta, una striscia che varia da 1 a 2 centimetri. In base al buchino della nostra perlina. Non è necessario che sia perfetta, tanto poi sarà arrotolata all'interno della perlina. Una volta creato il nostro nastro, lo andiamo a tirare in modo che si arrotoli in questo modo. In questo modo sarà poi più facile inserire la perlina all'interno del nastro. Una volta che la fettuccia si sarà completamente arrotolata, andremo a inserirla all'interno delle nostre perline. Bene, ora inseriamo nel nostro nastro tutte le perline. Ci facciamo aiutare da uno stuzzicadente. Infiliamo il nastro insieme allo stuzzicadente all'interno del foro della perlina. In questo modo ci aiutiamo. Una volta inserite tutte le perline nel nastro, andiamo a sistemarle in modo omogeneo su tutto il filo. Dopodiché andremo a creare dei nodi. Il primo nodo lo faremo subito dopo l'ultima lettera. Poi spostiamo la lettera e facciamo un altro nodo. E così fino alla fine del braccialetto. Un nodo, una lettera, un nodo, una lettera. In modo da bloccare tutte le perline. Questo è l'ultimo nodo. Questo è il braccialetto.
una volta che abbiamo finito di creare i nodi. Adesso andiamo a creare la chiusura del braccialetto. Andiamo a tagliare la parte finale dove c'è la cucitura della maglietta e poi infiliamo una perlina nel nastro, sempre aiutandoci con uno stuzzicadente. Arrotoliamo bene la fettuccia, lo inseriamo all'interno del foro della perlina con uno stuzzicadente. Facciamo la stessa cosa con l'altro filo, inserendola questa volta nel senso contrario. Arrotoliamo la fettuccia e con lo stuzzicadente ci aiutiamo. Sarà un po' più difficile perché questo sarebbe il secondo passaggio di filo all'interno della perlina. Una volta terminato, tiriamo il nastro e facciamo un nodo alla fine dei due nastri. Tagliamo eventualmente l'eccesso. Questo è il braccialetto terminato. Infiliamo il nostro braccialetto e poi basterà semplicemente tirare i nastri della larghezza giusta e poi gli facciamo un fiocco. Il braccialetto è finito. Se vogliamo crearne di più, l'effetto sarà ancora migliore. Ciao, alla prossima!